Here we go for our video talks of the day. Yes, today I was thinking about the fact that certo tutti sogniamo, appunto, quando diciamo appunto che non sogniamo non è vero perché si sa che non è così, ma semplicemente volevo dire che io però raramente mi ricordo il contenuto dei miei sogni, questo perché dormo male, certamente dormo male come premessa. Ma poi appunto, proprio perché dormo male, ho degli orari un po' particolari, insomma, non sogno, ma non dipende tanto dagli orari, anche altre cose, secondo me. Non sogno comunque, cioè sogno, ma non ricordo quasi mai i miei sogni, i contenuti dei miei sogni, però volevo dire che invece dopo diverso tempo, no, anzi in realtà è capitato anche nei giorni scorsi, un'altra volta, però comunque solo saranno state in generale, in totale. Appunto, questa volta i giorni scorsi e questa di ieri, cioè stanotte, le uniche due volte che mi sono ricordato dopo molto tempo. Comunque, il sogno che ho fatto, diciamo, appunto stanotte, ma sarà stato anche di mattina forse, perché non è detto, non lo posso sapere. Comunque, ricordo che proprio in questo parco qua fuori, diciamo, il mio parco. Qualcuno, uno sconosciuto, ma parliamo di ragazzini, insomma, appunto hanno rotto, hanno distrutto gli occhiali del Weather Report. Ora, io non credo che, poi non ricordo tutti i particolari, però forse sicuramente poi sono sceso, io stavo dormendo, credo, e sono sceso per, appunto, insomma, mi ero arrabbiato con chi di questi ragazzi aveva rotto gli occhiali, però io non credo che il significato sia nel rompere gli occhiali o come oggetto specifico, cioè sono andato a cercare, ma a parte il fatto non ho capito bene il significato di rompere gli occhiali da sole, ma io non credo che sia l'oggetto particolare in questione, appunto, ma proprio il significato generale del sogno, cioè appunto sognare qualcuno che ci rompa un oggetto a noi caro. In questo caso appunto erano gli occhiali, ma io per quello che ho un po' letto appunto non credo che c'entri il significato del surrompere gli occhiali da sole, cioè nel senso non si confà il significato, comunque non credo sia quello corretto, cioè poi comunque questi sono siti superficiali, cioè nel senso non si avvicinano sempre al vero significato. Comunque vorrei sapere se qualcuno sa cosa significa questo tipo di sogno, secondo me però appunto da valutare dal punto di vista generale, cioè sognare qualcuno che ci distrugge un oggetto a noi caro. Appunto, ho cercato anche qui un po', però francamente non ho capito bene il significato, se qualcuno è in grado, diciamo, di spiegarmelo, gli sarei grato. Poi pensavo ai miei successivi pezzi tastiera da caricare, ma ne parlo meglio quando l'ho caricato, ma penso si tratti sempre di Bach. Ricordo brevemente, sto facendo un tributo piccolo grande lo chiamo perché è piccolo, ma sono anche dei grandi pezzi che le sto interpretando. Comunque, per Johann Sebastian Bach, che avrebbe compiuto 337 anni lo scorso 31 marzo, se fosse stato ancora vivo. Comunque, se non erro, insomma, quando lo carico, spero domani, dopodomani, proseguirò con il quarto pezzo di questo tributo, quinto, lo ricordo che. Però non dico, vabbè, poi rivelo direttamente quando appunto caricherò il pezzo. Sì, credo di aver pensato tutto per oggi. Se dovessi venire qualche altra cosa in mente, come al solito, la aggiungo in descrizione. Great day again, a domani.